È stata un'annata particolarmente intensa, innanzitutto su un'emergenza che è di carattere nazionale, quella della ricerca delle risorse umane. Noi subito a gennaio abbiamo avviato un concorso per 112 dirigenti medici, ne abbiamo trovati 64, abbiamo trovato 143 infermieri. Cerchiamo di supportare i nostri reparti con il recruiting che riusciamo a garantire su un'area che è sempre di prossimità rispetto alle aree metropolitane, ma che ha bisogno di essere sostenuto. Senz'altro abbiamo lavorato molto sulla governance, abbiamo avviato con i collegi di direzione un meccanismo di monitoraggio continuo dei nostri presidi che hanno visto anche migliorare la loro performance in termini di complessità e di degenza media. Stiamo lavorando molto anche per gli investimenti infrastrutturali per migliorare le condizioni della degenza e anche per recuperare un gap infrastrutturale che parla di strutture vetuste che hanno bisogno di essere ammodernate. E cerchiamo sempre di verificare se dietro la malpractice si riveli un episodio occasionale o un problema organizzativo. Su quello organizzativo interveniamo con un approccio studente collegiale teso a verificare quello che possiamo implementare e migliorare per evitare in futuro che si possano verificare i casi del genere. Sicuramente c'è stato un problema di codifica nella prenotazione che stiamo verificando, la chirurgia senologica ha tempi di attesa molto bassi in realtà. E sulla chirurgia generale siamo riusciti a lavorare negli ultimi mesi per abbattere notevolmente le giornate di attesa. Oggi chi prenota una visita in chirurgia generale ha un tempo medio di attesa di una settimana e quindi probabilmente dobbiamo lavorare meglio sulle codifiche della prenotazione al CUP per evitare che si possano verificare situazioni di questo tipo. Continuiamo sulla dimensione delle risorse umane che dobbiamo continuare a cercare e investiremo risorse per migliorare le condizioni infrastrutturali, ma anche attiveremo nuove strutture per lavorare su alcune patologie emergenti che richiedono delle risposte sul territorio. Mi riferisco in particolare ai disturbi della nutrizione e ai disturbi dell'apprendimento sui quali stiamo intervenendo con dei centri di riferimento e poi vorrei avviare una tavola aperta, una tavola rotonda con le imprese locali perché ritengo che nel territorio ragusano ci sia un'importante filiera alimentare che richiede anche una risposta adeguata da parte nostra, struttura sanitaria e quindi nelle prossime settimane lavoreremo a un piano strategico per creare le condizioni per un centro di riferimento sull'alimentazione. Ma mi dispiace per quello che si è verificato, probabilmente si è creato un difetto di comunicazione, io intervengo sempre nell'autorizzare le associazioni che vogliono entrare nei nostri reparti, specie in questo periodo natalizio con le pediatrie. Cosa diversa è per un sindaco che istituzionalmente, essendo il riferimento della sanità locale, ha diritto di accedere alle strutture. Aggiungo pure che anch'io quando entro nei reparti chiedo sempre il permesso al primario di riferimento per poter accedere per questioni igieniche che sono evidenti. Detto questo, ho già sentito il sindaco, insomma abbiamo cercato di ricucire un rapporto di collaborazione, è sempre stato ottimo e sul punto specifico mi scuso personalmente per il misunderstanding che si è creato.